Oggi facciamo queste, sentite qui. Prendo 360 g di acqua, la metto in un pentolino e la faccio bollire. Aggiungo anche un pizzico di sale. Quando l'acqua comincia a bollire, aggiungo 90 g di farina di mais per polenta. Questa sarà pronta in 8 minuti, quindi mescoliamo di continuo, abbassiamo anche la temperatura e la facciamo cuocere. E la nostra polenta è pronta, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. Ora versiamo la polenta su un foglio di carta da forno. Come vedete, ho bagnato leggermente il tavolo, così il nostro foglio aderisce perfettamente e andiamo a distribuire la polenta sul foglio. Diana, la mia solita domanda, che cosa stiamo preparando oggi? Oggi prepariamo uno snack croccantissimo che vi accompagnerà tutte le volte che volete. Interessante. Vedrai. Ora prendo un secondo foglio di carta da forno e lo spennello con olio. E ora copro la polenta con il foglio, poi prendo un mattarello e comincio a stendere la polenta. Ovviamente la parte oleata l'ho messa sulla polenta. Ora prendiamo una rotellina e andiamo a ricavare un rettangolo. Mettiamo la polenta tagliata in un piatto. Diana, sto rettangolo non è proprio rettangolo, Beh, ho cercato di ricavare, insomma, una forma abbastanza eh. omogenea. Guarda qua che c'è tipo una piccola gobba. Non importa, non Così. importa, non dobbiamo essere super super precisi in questo caso. L'importante è che abbiamo una forma geometrica uniforme. E ora, sempre con la rotellina, ricaviamo le nostre chips. Possiamo farle della dimensione che vogliamo, della forma che vogliamo, possiamo insomma divertirci. Una volta tagliate le nostre chips, spennello ancora dell'olio sopra. Aggiungo una bella spolverata di pepe. Diana, possiamo aggiungere anche qualcos'altro sopra? Assolutamente sì, a me piace il pepe, quindi aggiungo questo, ma se volete usare del rosmarino, della salvia, del timo, potete veramente usare anche tutte e tre insieme e fare un bel mix di erbe aromatiche, verranno spettacolari. E aggiungo anche un pizzico di sale sopra. Potete anche usare del sale grosso se volete. Ora prelevo le chips delicatamente e le appoggio direttamente nel cestello della friggitrice ad aria. Diana, non vedo l'ora che siano pronte perché so già che queste saranno croccanti e buonissime. A chi lo dici? Questo è un esperimento, ma secondo me verrà spaziale. E quindi le cuociamo nella friggitrice ad aria a 200 gradi per 15 minuti. A dopo. Le nostre chips sono pronte. Per renderle più croccanti, io le ho lasciate 2 minuti in più e vi consiglio di fare la stessa cosa. Ora, prima di andarle ad assaggiare, lasciate un mi piace a questo video, condividetelo, mi raccomando, supportateci come sempre perché stiamo preparando tante, tante sorprese per voi. Siete pronti? Io sì. 3, 3, 2, 2, 1. 1. Wow, no, vabbè. Guarda che bel colore. Già il colore promette molto bene. No, vabbè, questi sono eccezionali. Non ho parole. Ragazzi, guardate qua. Cioè, che adesso E andiamo a adesso assaggiarle, subito ovviamente. direi, io non vedo l'ora di assaggiarle. Com'è il profumo, Diana? Buonissimo, sa di popcorn. Ragazzi. Infatti sanno di popcorn. Ma queste devono essere spaziali, Diana. Mamma mia. Sono croccantissime. Fatele. Le facciamo anche domani.